Assunto in bianco e nero. Quando vuoi, Piero. Sì, puoi ricordare almeno per gli utenti romani l'iniziativa di sabato prossimo di Transform Italia, che è, diciamo, il sito che ci consente queste lezioni e la possibilità di usufruire delle registrazioni ospitate dal suo sito. Vai. Scusa, faccio io anch'io un avviso per domenica invece per gli utenti romani. Domenica presentiamo il libro di Piero Contagina, dove tutto è nato, un libro distopico, diciamo così, ma mica tanto perché siamo in una realtà molto vicina, insomma, a quella. Comunque domenica, ecco, alle 10:30. Grazie. Allora Roberto, vado io? Non so se mi sentite. Roberto, adesso ti sento, ma non ti vediamo. Intanto ringrazio Piero. Non ti sentiamo. Mi sentite? Ecco. Eccoci, scusate, una connessione un po' instabile. Sì, intanto grazie a Piero e ricordo appunto tutte le lezioni le trovate sul sito di Transform Italia e Transform Italia che sabato 23 dalle ore 10 alle 5 del pomeriggio terrà la propria assemblea presso la Casa Internazionale della Donna a Roma. Invito chiunque chiaramente a partecipare. Faremo anche una diretta online, quindi potete seguire anche i lavori attraverso la nostra pagina Facebook. E Piero, come molti di voi, sono invitati, quindi avranno modo anche di raccontare un po' quella che è stata l'esperienza della scuola. E chiaramente ricordo anche che tutte le lezioni sono visibili attraverso il sito transformitalia.it e ringrazio ancora Piero di aver ricordato questo appuntamento. E questa lezione sarà pubblicata mercoledì prossimo e troverete insieme alle altre tutte quante le lezioni fatte finora. Grazie ancora e lascio a Piero la conduzione della serata e vi ascolto. Grazie Roberto. Allora, benvenuto a Filippo Barbera che ha accettato naturalmente di buon grado di essere con noi questa sera e di affrontare un tema che ci interessa, ci preoccupa, talora ci angoscia tutti, almeno tutti coloro i quali diciamo, vivono con passione. La propria vicenda di contemporanei. Allora, poche parole di presentazione, ma spero sufficienti per fornire il profilo del docente, dello studioso e se volete anche del militante politico e di militante politico di alto profilo e livello. Allora, Filippo Barbera è professore ordinario di sociologia dei processi economici presso l'Università di Torino. Insieme, diciamo che i suoi temi sono l'innovazione sociale, l'economia fondamentale, poi dirò
qualche cosa su questa espressione che vi risulterà oscura e forse misteriosa, e sullo sviluppo delle aree marginali. Ricordo subito alcune delle sue opere più importanti a ridosso della elencazione di queste pubblicazioni dirò qualche cosa diciamo sul loro contenuto, soprattutto sulla natura degli studi di Filippo Barbera. Allora ricordo insieme ad altri il libro del 2016 per, diciamo, ordinare in senso cronologico le uscite, Il Capitale Quotidiano, pubblicato da Donzelli appunto nel 2016, poi insieme a Ivana Pais, Fondamenti di Sociologia Economica, pubblicato da Egea nel 2017, insieme a Tania Parisi, Innovazioni sociali, pubblicata dal Mulino nel 2019. E poi, diciamo, ha collaborato a un testo, secondo me, molto innovativo sul piano teorico e culturale, dal titolo Economia fondamentale, per l'appunto, Einaudi, Torino 2019. È il testo, frutto del lavoro di un collettivo, appunto definito collettivo per l'economia fondamentale. È una caratteristica di questo studioso, quello di lavorare in gruppo, no? Insieme ad altri, che è, come dire, anche non solo uno stile di lavoro, ma rivela anche un tratto, diciamo, dei suoi orientamenti culturali e teorici. Che cos'è l'economia fondamentale? L'economia fondamentale è il contrario, diciamo, dell'economia convenzionale che punta al PIL, alla crescita, alle quantità, e che bada invece a cose che riguardano appunto la vita quotidiana, vale a dire la presenza nelle città di asili nido per le mamme, di verde pubblico fruibile dai cittadini, di trasporti pubblici efficienti, di assistenza agli anziani, di qualità della sanità, della scuola. E insomma, è l'economia che punta al benessere collettivo e anche alla qualità, diciamo, della vita civile, alla densità comunitaria dei rapporti umani. Quindi voi immaginate, si tratta di un approccio molto, molto originale, diciamo, innovativo al pensiero economico, che costituirebbe un elemento di arricchimento dei partiti politici se questi non fossero ridotti a quello che sappiamo. Allora, ricordo che sempre per continuare nel rapido profilo dello studioso che ha partecipato al progetto editoriale Riabitare l'Italia, partecipando alla pubblicazione di un grosso volume a cura di Antonio De Rossi. Sulle aree interne, sulla possibilità di ripopolare le aree appenniniche, preappenniniche, montane, pedemontane che si vanno spopolando per effetto di fenomeni sociali complessi. Lui stesso ha scritto in proposito, sempre con altri diversi testi, come Metro Montagna insieme ad Antonio De Rossi, pubblicata da Donzelli nel 2021, sempre con De Rossi e Domenico Cerzosimo, contro i borghi, ricorderete, abbiamo parlato di questo tema, perché, come sapete, la politica governativa tende a privilegiare i borghi dotati di patrimoni artistici, a trascurare tutto il resto, come se la questione della
diciamo, della valorizzazione delle terre, delle aree interne, fosse una questione di valorizzazione puramente turistica. Ricordo infine, ecco, il libro che dà il titolo, ve lo mostro, vediamo se riesco a mostrarlo bene, Piazze Vuote, ritrovare gli spazi della politica, pubblicato dalla Terza nel 2023. Ricordo infine che Filippo Barbera collabora al Manifesto, oltre che naturalmente alle riviste specialistiche della sua disciplina, e fa parte anche del Forum di Disuguaglianze. Dunque, piazze vuote, che significa piazze vuote? Naturalmente di questo parlerà con molta più competenza di me, Filippo. Anticipo, ma spero che qualcuno di voi abbia avuto il tempo di leggere qualche intervista che io ho riportato in allegata all'invito per questa lezione, oppure diciamo qualche recensione, e la constatazione amara della situazione civile e politica del nostro paese, che si differenzia così drammaticamente da quella di altri grandi paesi europei come la Francia, la Spagna, in parte anche la Germania. Cioè, l'assenza di grande partecipazione politica dei cittadini negli ultimi anni. E una condizione che naturalmente si associa alla diserzione delle urne. Oggi un cittadino italiano su tre non va a votare, il Parlamento è svuotato di funzione, i partiti sono diventati dei coacervi di gruppi elettorali in reciproca competizione, eccetera. Ecco, allora, Filippo ci parlerà di questo e di molto altro, e naturalmente cercherà di indicare strade possibili, soluzioni. Credo che questo, diciamo, aprirà anche un interessante dibattito tra di noi. Vai, Filippo, e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Bene, no, grazie a te, grazie a voi, sono molto contento di questa occasione. Allora, diciamo, partiamo dal titolo, come avete sentito, Piero l'ha anticipato, l'avete visto nell'invito, il titolo è Piazze Vuote. In realtà il libro non si occupa tanto di piazze, cioè non è un testo, diciamo così, che guarda il tema dei movimenti, della mobilitazione, della partecipazione politica. In senso stretto, però ovviamente c'è un rapporto tra il contenuto del libro e il titolo, e che è un po' un rapporto, diciamo, metonimico, cioè da parte a tutto. Le piazze sono un pezzo della sfera pubblica, non sono un pezzo qualsiasi, sono uno spazio pubblico, diciamo così. Ecco, il tema del libro è proprio quello dello spazio fisico. Si dice sempre nel giochetto: la sinistra riparta da. Ecco, allora, la mia risposta in questo libro, il tentativo di rispondere a questa domanda, è la sinistra riparta dallo spazio. E non dallo spazio qualsiasi, non dallo spazio privato delle nostre case. Io non guardo neanche tanto in questo libro, anche se credo che le categorie di analisi, gli esempi e le indicazioni che provo a sollevare valgano anche per gli spazi lavorativi. Ecco, non guardo gli spazi privati, non guardo gli spazi lavorativi, guardo all'organizzazione sociale dello spazio pubblico, partendo da quest'idea, che è un'idea importante nelle scienze sociali e in filosofia, che è un'idea di, insomma, il nome ovviamente notissimo, non è una mia idea, l'idea di Habermas, che la sfera pubblica è nata, la sfera pubblica borghese, ma anche la sfera pubblica popolare, se guardiamo ad altre tradizioni, è sorta, è nata, si è sviluppata e cresciuta all'interno di spazi fisici dedicati. Spazi fisici dedicati. E perché sono importanti gli spazi fisici? Perché noi siamo dei corpi. Noi adesso stiamo interagendo in questo momento, in modo non mediato dalla nostra corporeità. Il digitale ha abilitato dei modi di interagire tra le persone che fanno a meno della condivisione dello spazio fisico.
Questo è un punto importante. L'interazione digitale non mediata dalla compresenza dei corpi nello stesso spazio e nello stesso tempo, è diversa, proprio qualitativamente diversa, per ragioni evolutive, biologiche, culturali, ma anche ragioni appunto brutalmente biologiche ed evolutive. Dall'interazione mediata dal corpo, cioè quando noi interagiamo attraverso il corpo, la qualità della nostra interazione è diversa. Il tipo di promesse che ci possiamo fare, la mobilitazione emotiva che l'interazione mediata dal corpo ha, è molto diversa dall'interazione nello spazio digitale. Questo è, diciamo, se volete focalizzare, avere un punto d'appiglio per quello che dirò in questi 20 minuti, mezz'ora, è questo. Allora, il neoliberalismo, che è la nostra bestia nera, giustamente, tra le sue conseguenze, ha avuto quella di contrarre, privatizzare, distruggere, se volete, cancellare lo spazio pubblico. Tra le conseguenze sociali, perché, appunto, piccola parentesi, io preferisco chiamarlo neoliberalismo, non neoliberismo, perché non c'è niente di neo. Nel liberismo, è liberismo dentro un nuovo liberalismo. Quindi non è tanto una dottrina economica, sono alcuni principi economici che hanno avuto come conseguenza principale un modello di organizzazione sociale, disintermediazione, fine dei corpi collettivi, fine del conflitto. E tra queste conseguenze, una molto importante, troppo poco analizzata, è l'asciugarsi dello spazio pubblico. Bauman, in un libro famoso, quando parla di Manchester, mi sembra, o Leeds, la descrive come questa città il cui centro è smistato da un grande mall, da un grande centro commerciale. Non una piazza, non una chiesa, non un dedalo di vie, non un parco, ma un centro commerciale. Appunto, quindi, diciamo così, in termini di organizzazione sociale, una delle conseguenze principali del neoliberalismo, del modello neoliberale di società, è stata l'asciugarsi, il venir meno, il contrarsi, il cancellarsi dello spazio degli spazi pubblici. Quindi gli spazi dell'organizzazione spaziale della sfera pubblica. Ed è per questa ragione che questa cosa è così forte che noi tendiamo a sovrapporre sfera pubblica e opinione pubblica. Sfera pubblica e opinione pubblica, che non sono la stessa cosa. In Habermas, diciamo, quel tipo di letteratura, anche una letteratura più recente di cui vi dirò qualcosa, la sfera pubblica è caratterizzata proprio dalla sua spazialità fisica. L'opinione pubblica no. L'opinione pubblica può essere completamente immateriale, più o meno digitalizzata, più o meno, dipende diciamo così, dai media. Che sono coinvolti, ecco, ma non ha necessariamente una dimensione fisico-spaziale. Allora, cos'è lo spazio della sfera pubblica e perché è importante? Allora, un po' l'ho anticipato, no? Lo spazio è l'unico modo per adesso, poi vedremo, diciamo, col metaverso, ma per adesso è l'unico modo attraverso il quale noi interagiamo attraverso la nostra fisicità. Allora, cos'è lo spazio della sfera pubblica in questi termini? Due esempi. Domanda, diciamo, degli urbanisti, no? Che si occupa di urbanistica pubblica, ha questa bella definizione di città. Cos'è la città? Risposta: la città è quello che c'è tra le case. Bella definizione perché è parsimoniosa, è una analiticamente semplice, ma con tantissime implicazioni. La città è quello che c'è tra le case, le nostre case sono i nostri spazi privati. Quello che c'è tra le nostre case costituisce la città. Quindi, se questo spazio tra le case è uno spazio appunto privatizzato, contratto, murato, segregato socialmente, solo per consumatori e non per cittadini e non per movimenti, ho un tipo di città. Se invece è uno spazio organizzato per l'interazione tra corpi in azione nella sfera pubblica, ho un altro tipo di città. Questa è la prima declinazione, no? Il disegno, diciamo così, urbanistico. La seconda è quella di questo sociologo americano che si chiama Eric Klinenberg, che scrive questo libro molto interessante dal titolo
edifici per le costruzioni per le persone. La versione inglese è Palaces for the People, costruzioni per le persone. Lui scrive questo libro perché analizza l'ondata di calore a Chicago nel 94 e questa ondata di calore lo pone di fronte a diciamo, un dramma, ma che è anche un problema, diciamo, analitico. Cioè, due quartieri di Chicago, molto simili in termini di composizione etnica, livelli di disoccupazione, povertà, ricchezze, parametri, diciamo così, hard, no? Parametri economici, se volete, i demografici, colpiti da un evento esogeno che li colpisce entrambi allo stesso modo, quindi l'ondata di calore. Uno di questi quartieri ha dei tassi di mortalità elevati, l'altro ha dei tassi molto bassi. Allora, Klingenberg, da lui è un etnografo, cerca di capire cosa è successo e analizza la struttura fisico-spaziale di questi quartieri e trova, rileva che la differenza principale tra questi due quartieri è proprio l'organizzazione sociale dello spazio. Cioè un quartiere è povero di infrastrutture sociali fondamentali. Piero prima richiamava il concetto di economia fondamentale. L'economia fondamentale è l'economia di base, cioè l'economia di quei beni, di quei servizi che sono necessari ai nostri diritti di cittadinanza ed è fatta di infrastrutture, reti, catene, spazi, luoghi che arrivano vicino alle persone e abilitano i loro diritti di cittadinanza. Se io sto lontano da una scuola, lontano da un ospedale, più di 40 minuti da un ospedale, più di mezz'ora da un ospedale, più di lontano da una stazione, non posso spostarmi se non con l'auto. Se sto più di mezz'ora da un ospedale ho un attacco cardiaco, le mie probabilità di sopravvivenza sono molto più basse rispetto a una persona che ha i miei stessi diritti formali di cittadinanza, ma che sta vicino a un punto di primo soccorso. Quindi dobbiamo immaginare, no, le infrastrutture sociali e l'economia fondamentale come dei rami, delle articolazioni fisiche, fisico-spaziali, che arrivano vicino alle persone, ai luoghi di vita delle persone. Questa articolazione spaziale dell'economia fondamentale, quindi l'infrastrutturazione sociale, molto diversa in questi due quartieri. Un quartiere ricco di infrastrutture sociali, un quartiere povero di infrastrutture sociali, in tutto e per tutto simili, colpiti da uno stesso evento esogeno, hanno diversi esiti in termini di mortalità. E allora Klingenberg si chiede perché? Perché succede questo? Questo succede perché gli spazi sono appunto quelle, abilitano tra le persone la formazione ovviamente di reti, capitale sociale, fiducia e reciprocità, ma qui è il punto del mio libro, io sostengo che questi spazi sono fondamentali per abilitare una domanda collettiva per un futuro più giusto. Cioè questo è il tema. Io nel libro, diciamo così, sposo la tesi di questo psicologo evolutivo che si chiama Michael Tomasello, che ha scritto un bel librettino, ha scritto tante cose, tanti libri anche, diciamo, impegnativi. Questo libro semplice, che si intitola Altruisti Nati, dove lui sostiene che una delle nostre caratteristiche di specie, per ragioni biologico-evolutive, è il soggetto plurale. Cioè noi siamo l'unica specie in grado di pensarsi come un collettivo, come un noi orientato a un futuro più giusto. Questo è un punto importante. È una tesi, diciamo, non è l'unica possibile, c'è un dibattito tra etologi, psicologi, però è una tesi che ha dei fondamenti, diciamo, teorici, anche sperimentali, empirici, quindi importanti, insomma. Tomasello sostiene che la nostra caratteristica di specie è proprio questa, cioè la capacità di chiederci se la vita che stiamo vivendo e se il futuro che potremmo vivere è più o meno giusto. Più o meno giusto, di interrogarci sul senso di giustizia della vita che stiamo vivendo, della vita che altri stanno vivendo, delle ingiustizie che stanno capitando a noi o ad altri, è una caratteristica di specie. Nel libro io sostengo che gli spazi in comune abilitano questa domanda, cioè la trasformano, diciamo così, da una caratteristica astratta o generale a una domanda, in una domanda politica. Per questo sostenevo nell'introduzione che la tesi del libro è applicabile anche al lavoro. Luoghi di lavoro disorganizzati,
frastagliati con tempi e spazi tra loro non coordinati, non abilitano questo tipo di azione collettiva. Allora, l'organizzazione spaziale della società è cruciale per abilitare questo tipo di interazione, cioè per rendere, diciamo così, concreta quella che Apaturai chiama la capacità di aspirare. Capacità di aspirare a un futuro più giusto. Con la sfida politica, se volete, che questa capacità di aspirare a un futuro più giusto non necessariamente si traduce in domanda politica, in domanda collettiva. Cioè, il problema che mi pongo nel libro è che purtroppo non necessariamente noi chiediamo un futuro migliore, un futuro più giusto. Questo lo facciamo quando l'organizzazione spaziale dell'interazione abilita un modo di interagire tra noi diciamo così, i marginali senza voce, che hanno i nostri stessi bisogni, ma hanno meno risorse per risolvere questi bisogni, all'insegna di una domanda collettiva di un futuro più giusto. E qui è l'esempio di Appadurai. Appadurai cosa fa? Lui studia, come forse alcuni di voi sanno, diciamo, i senza casta, in India, i poverissimi, gli esclusi, i più esclusi. E rileva che una delle caratteristiche che contraddistinguono, diciamo, i senza voce è una bassa capacità di aspirare. Cioè la capacità di aspirare a un futuro più giusto non è distribuita in modo eguale, dipende da risorse di potere, risorse di classe, caratteristiche di capitale economico, posizionamento nella struttura sociale. Lui sostiene che a certe condizioni è possibile che quando i marginali, diciamo così, si interrogano sui loro bisogni fondamentali, in questo caso, guardate, l'esempio è concretissimo, si tratta di bisogni legati fisiologici, legati ai propri bisogni corporali più materiali. Senza cassa si interroga, ma perché io non ho accesso ai servizi sanitari di base? Interrogandosi su quel tipo di mancanza fondamentale, chiamano in causa l'articolazione generale della società, cioè si chiedono se quella mancanza è più o meno giusta e quale sarebbe la soluzione collettivamente adeguata per risolvere quel loro problema quotidiano. Allora, nel libro provo a sostenere che la politica ha perso questa capacità, cioè ha perso la capacità di articolare bisogni materiali delle persone, materiali, che riguardano da una parte certamente il lavoro, ma riguardano appunto il tetto sulla testa, l'accesso al cibo, l'accesso all'economia fondamentale, i trasporti, la salute, in soluzioni collettive che tengono insieme i bisogni di chi ha un po' di più con i bisogni di chi ha meno. E li tengono insieme, diciamo così, in una visione non necessariamente pacificata, ma anche conflittuale. Con l'idea che l'intermediazione politica e i partiti anzitutto facessero questo, e che quindi aver disintermediato il rapporto tra domanda e offerta politica sia stato un suicidio da questo punto di vista. Perché sono appunto i luoghi organizzati dell'intermediazione politica che permettono l'articolazione diciamo, di bisogni materiali e soluzioni collettive. Nel secondo capitolo, questa tesi diciamo così, relativa allo spazio in comune, no, non la declino a livello della sfera pubblica, delle persone, della vita quotidiana di tutti noi, ma la guardo a livello della classe politica. Allora, anche lì il modello neoliberale è passato come un caterpillar, cioè ha completamente disintermediato non la domanda di futuro, ma l'offerta di futuro. I partiti erano anche luoghi fisici, cioè avevano degli spazi all'interno dei quali, diciamo, i partiti e in generale l'intermediazione politica in tutte le sue accezioni, da quelle più partitiche a quelle più associative. Diciamo così, organizzative, erano anche dei luoghi fisici, cioè dei luoghi dove rappresentanti eletti della classe politica, studiosi, rappresentanti delle organizzazioni di interessi, della cittadinanza, delle associazioni, articolavano in corpresenza un'offerta di futuro.
Allora, se voi pensate, no, a diciamo così, una possibile cartografia, proprio fisico-spaziale, dei luoghi fisici che hanno generato le migliori riforme radicali nel nostro paese, vedete che, no, come diciamo così, cioè, queste riforme non nascono da un cilindro, dal nulla, dall'aria. Sono state generate da luoghi fisici che hanno, connettendo persone all'interno di spazi e di tempi, tempi in comune, di spazi e di tempi in comune, hanno generato un'offerta di futuro. Anche lì è cambiato tantissimo, no? Perché se guardate a come si articola, organizza, struttura il discorso pubblico oggi nella sfera digitale, è avvilente. È avvilente vedere il segretario di un partito, di qualunque partito questo segretario sia, di destra, di sinistra, di centro, non mi interessa, discutere con la minoranza del suo partito su Twitter. Questo denota la mancanza di un luogo fisico, no, dove la classe politica arriva a una sintesi e poi esce nella sfera pubblica, no? Perché se c'è una cosa che caratterizza il ruolo organizzativo del segretario era il dovere della sintesi. Si fa la sintesi e poi ci si presenta. Non si discute con la minoranza su Twitter, non ci si posiziona a 8:30, si vedono le reazioni, poi si fa un passo di lato, uno indietro per massimizzare il capitale mediatico. Questo denota che è proprio cambiata la qualità dell'interazione della classe politica. Ma perché questo? Perché non ci sono più luoghi fisico-organizzativi deputati all'elaborazione di una domanda, di un'offerta collettiva di futuro. Nel libro provo un po' a raccontare, diciamo così, faccio alcuni esempi, racconto dei casi, alcuni a me vicini politicamente, altri lontani, no? Perché il tema è qualitativo, diciamo, il declino del discorso pubblico ha riguardato tutto lo spettro politico. Nel terzo capitolo prendo questo tema dello spazio e provo a declinarlo a livello dei luoghi di vita, di quello che Piero prima accennava rispetto diciamo così, al policentrismo territoriale del paese, cioè l'idea che la caratteristica principale del nostro paese è la diversità territoriale. Noi siamo un paese che ha tre grandi città, che sono Milano, Napoli e Roma. Un'architettura, una trama insediativa di città medie, due grandi catene montuose, il 60% del territorio è certificato e classificato come area interna, cioè area dove le persone stanno più di mezz'ora dall'offerta dei servizi di cittadinanza, il 60% del territorio, il 52% dei comuni e il 23% della popolazione. 8-10 milioni di persone vivono a più di mezz'ora da un punto di primo soccorso, vivono a più di mezz'ora da una stazione con almeno la fermata dell'Intercity, vivono a più di mezz'ora da tutta l'offerta scolastica secondaria superiore. Quindi l'idea che l'incrocio, diciamo così, tra domanda e offerta di futuro debba precipitare nella diversità dei luoghi di vita. E qui anche la disintermediazione neoliberale, quando si dice che, diciamo così, da destra, che in Italia non c'è stato il neoliberalismo, è falso. Ma non solo dal punto di vista economico, è falso perché l'Italia è un caso, ovviamente, di neoliberalismo che non ripercorre, non riproduce in modo come una fotocopia, diciamo, il modello thatcheriano reaganiano. Noi abbiamo applicato il neoliberalismo all'italiana, come in altri paesi è stato applicato, no? Sono delle varianti del modello neoliberale. Una delle conseguenze diciamo così, istituzionali del modello neoliberale, è stata la compressione e la disintermediazione istituzionale dei luoghi. I territori sono lontanissimi dai centri, ma non solo in termini di offerta di servizi. Abbiamo cancellato, buttato via le comunità montane sull'onda dell'antipolitica, sull'onda della casta. Hanno approvato una riforma istituzionale che ha cancellato le province e istituito le città metropolitane che non governano il territorio di competenza. I territori più o meno periferici sono lontanissimi dai centri di potere regionali. Il disegno dei collegi elettorali si mangia il voto della montagna e delle aree interne. Siamo un paese di città medie
dove le città medie sono polifunzionali di area, ma non hanno confini amministrativi e strumenti adatti al governo di queste aree funzionali. Quindi qui, diciamo, prendo un po' la tesi del territorialista di fatto, che sostiene l'importanza di tenere insieme coscienza di classe e coscienza di luogo, dove l'appartenenza e il tipo di rapporto che noi abbiamo con la, no, la fisicità, diciamo, dei luoghi di vita deve essere politicizzato, deve essere politicizzato, cioè deve diventare, diciamo così, argomento politico. Quindi che fare, appunto? Dicevo, ripartire dallo spazio, ripartire dall'abilitare spazi fisici in comune nella sfera pubblica, che sono stati cancellati, sono stati lavati via, sono stati completamente annullati. Sono processi lunghi, ovviamente, ma tantissimo è stato buttato via in questi 30 anni. È stato veramente buttato via quasi tutto. Ripartire dall'intermediazione fisico-organizzativa dell'offerta di futuro, la ricostruzione di forme di partito, che ovviamente non possono essere forme novecentesche, devono essere diverse, ma devono essere forme organizzate, forme dove le persone, nella loro qualità di rappresentanti della classe politica, diciamo così, reali o potenziali o effettivi, rappresentanti di gruppi, movimenti, associazioni di interessi, elaborano un modello di società. Elaborano, no? Un'offerta di futuro, ma in compresenza. Tutto questo si è in compresenza e in relazione con degli interessi sociali, ovviamente. E poi ripartire dal policentrismo, cioè dall'idea che modellare le istituzioni sulla diversità dei luoghi di vita e sulle loro caratteristiche produttive, istituzionali, ecologiche, eh? È in quella dimensione lì che ricostruiamo il rapporto con un pezzo importantissimo dei senza voce, cioè con Gaia, con la Terra, no? E qui è la Tour dice, sostiene che è proprio nei luoghi, nel terrestre, che noi ricuciamo, diciamo così, un rapporto con un'alterità radicalissima, che è l'alterità di Gaia. Gli animali non hanno voce, i ghiacciai che si sciolgono non hanno voce, i fiumi che si seccano non hanno voce, l'ecosistema che sta collassando non ha voce. Allora, la ricostruzione di questi rapporti all'interno dei luoghi di vita con attori, pezzi del nostro mondo che non possono parlare, ma hanno degli effetti sui nostri modelli di vita e di civiltà, è importante. Questa è, come dire, secondo Latour, un pezzo importante della nuova politica ecologica, perché con la crisi climatica Gaia non è più lo sfondo della nostra azione, è un attore con noi sul palcoscenico. Gaia, da sfondo dell'azione, diventa essa stessa attore, come se facesse un passo in avanti, no? E diventa un pezzo della scena, non sta più nel retroscena. Allora, la ricostruzione di questi legami, che io provo a dire nel terzo capitolo, si declina, diciamo, a livello del policentrismo territoriale. E quindi c'è tutto un tema di ricostruzione dei livelli istituzionali di governo. C'è tutto un tema di ricostruzione della capacità amministrativa dei piccoli e medi comuni, quando le politiche invece sono politiche molto concentrate su questo mito della città e dell'innovazione. E quindi, diciamo, per provare a tornare alla domanda iniziale, da dove ripartire per ricostruire un'offerta e una domanda per una società e un mondo più giusto, la mia risposta è provare a ripartire dagli spazi, dalla ricostruzione di spazi in comune a questi 3 livelli. Allora, mi fermerei qui, che ho parlato una mezz'oretta, e poi se volete possiamo chiacchierare. Sono molto contento se c'è qualche domanda o qualche commento. Bene, grazie Filippo. Hai, diciamo, esposto con grande chiarezza un problema complesso, ma diciamo
a cui noi italiani dovremmo essere molto, molto sensibili per più di una ragione, perché il nostro è un paese che dipende molto dagli spazi materiali, dagli spazi fisici, geografici. Basti pensare al fatto che la penisola è occupata per l'80% da montagne e colline, e le zone di pianura rappresentano, diciamo, il 20%. Quindi, diciamo, questo nell'economia degli spazi rappresenta un condizionamento molto, molto pesante, che del resto si fa sentire anche nella struttura demografica del paese. Però ecco, io voglio lasciare, quindi ti ringrazio, è un contributo secondo me importantissimo per l'approccio innovativo che offre alla prospettiva politica di ognuno di noi, oltre alle aspirazioni etiche nobilissime da cui sono ispirate. Allora, io do la parola a chi la chiede, mi pare che c'è Enzo che la vuole, e poi farò anch'io qualche domanda. Dai, Enzo. Sì, io vorrei dire che se allunghiamo, estendiamo, diciamo, l'intervallo di osservazione sulla rappresentazione delle città, vediamo che questo problema nasce anche molto prima, almeno a livello di rappresentazione, grosso modo, voglio dire, nel Rinascimento. Cioè, pensate per esempio alla mappa al dipinto di Lorenzetti, Il Buon Governo, a come viene rappresentata la città. Ci sono in prima piano tutte le gerarchie, voglio dire, urbane, con gli abitanti fino ai contadini, eccetera, e dietro di loro ci si vedono dei merli, delle merlature, e cioè le mura della città. Quindi la città era la gente, come dice Manfred, le città erano le persone. Poi verso il Rinascimento, Farinelli dice, con la mappa di Caracci a Bologna, le città, le persone scompaiono dalle mappe, e oggi le rappresentazioni delle città, voglio dire, si fanno senza persone, naturalmente. Cioè, ci sono gli edifici, la rappresentazione è quella che si chiama la città di pietra, insomma, no? Quella che gli architetti chiamano la città di pietra, cioè edifici, case, infrastrutture, ma le persone sono scomparse, insomma, no? Tra l'altro, forse una riflessione andrebbe fatta anche sui piani regolatori che si fanno, che si continuano a fare, dove, voglio dire, le persone non ci sono, insomma. Ecco, io credo che in questo sono d'accordo con quello che ha detto Filippo, cioè che due caratteristiche della città sono l'urbanità e la socialità. Queste sono le due principali, come dire, virtù della città, quelle che Cattaneo chiama, che poi, voglio dire, sintetizzandole, si possono chiamare anche la bellezza delle città, la virtù civica, insomma, la bellezza civica. Ecco, questa è molto diversa dalla bellezza degli architetti, diciamo, dagli aspetti formali, eccetera. E qui, voglio dire, per esempio, è molto interessante anche il termine di contrada, come strada, cioè qualche cosa che nasce, la formazione di un quartiere che nasce intorno a un crocicchio di strada o intorno a una piazza, insomma, no? E io qui, voglio dire, introduco subito un elemento che a me è stato sempre molto indigesto, quella della città metropolitana. La città metropolitana come dire, un termine molto usato da tutti i partiti, voglio dire, e secondo me, voglio dire, è invece una non città, proprio perché, non solo per l'estensione, ma perché, voglio dire, si intende qualche cosa attraversato da flussi, di merci, di cose, e anche qui scompaiono le persone. Cioè, io credo che le persone non abitano i flussi, ma abitano, appunto, come si è detto, i luoghi, insomma. Ecco, per arrivare poi a questi progetti tipo City Life o la piazza di Gaulenti a Milano, che sono proprio la rappresentazione netta di una distinzione totale tra privato e pubblico, insomma, no? Se
se avete attraversato il parco di City Life, voglio dire, sicuramente sarete presi da una angoscia, proprio perché, voglio dire, le case, si vedono delle case cinte da mura, non si vede nessun abitante, con questi edifici appunto che chiamano uno lo storto, il dritto e il furbo, questi tre grattacieli, ma che appunto non è la negazione totale di uno spazio pubblico. Ecco, questo come si fa a riacquistare questi elementi appunto originari della città, l'urbanità e la socialità? Beh, insomma, credo che questo sia un problema tutto aperto, nel senso che con il neoliberalismo, come dice Filippo Barbera, è difficile, voglio dire, se pensate ai centri commerciali, alla privatizzazione dello spazio, voglio dire, a certi anche aspetti quotidiani, tipo noi a Roma abbiamo quella chiesa bellissima di Santa Maria Maggiore, che c'è una cancellata di ferro per cui non ci si può sedere nemmeno sulle scale, insomma, no? E sarebbe il luogo adatto, voglio dire, per incontri, per sedersi. Ebbene, c'è questa cancellata che assolutamente impedisce, perché appunto su questo voglio dire la verità. Vabbè, non la voglio far lunga, insomma. Ecco, dicevo che questo problema però della distinzione, della rappresentazione della città, città come persone o città di pietra, come dicono gli architetti, come dire, ha una data anche molto lontana, insomma, non è un fenomeno recente. Di recente c'è il fatto che si privatizzano anche gli spazi pubblici, quei pochi spazi pubblici che la città offriva, insomma. Grazie. Filippo, vuoi rispondere subito? Vabbè, Sì, ma non c'è molto da rispondere. Enzo ha fatto un sì, intervento. volevo no, chioso con due esempi che vanno esattamente in questa direzione. Allora, il primo è un articolo di qualche mese fa, uscito sul Manifesto, che parlava di un bellissimo bosco urbano fatto a labirinto, la cui fruizione estetica era possibile solo dai balconi. Capite? Cioè, se tu da livello strada, pedone, persona, nello spazio pubblico, questa la fruizione di questo labirinto boschivo, una cosa tutta articolata dall'architetto milanese, con tutto rispetto per gli architetti milanesi, ovviamente, ti era negata, tu la potevi vedere dal tuo balcone, dal tuo appartamento, in una zona ipercentrale di Milano, da 15.000 euro al metro quadro. Questo va proprio in questa direzione. Il secondo è questo: ho presentato un libro un mesetto fa a Fossano, una città media qua, piemontese, tra l'altro, in Cuneo, e con la cittadinanza. E loro mi hanno mostrato la foto di una nuova piazza progettata a Fossano con le panchine messe così lontane che le persone non potevano parlarsi. E allora si chiedevano: ma che senso ha? Cioè, tu spendi dei soldi pubblici, fai delle panchine belle, brutte, comode, scomode, ma le metti così lontane che le persone non possono interagire, non possono parlare in questo spazio. Se avessero chiesto a noi, gli avremmo detto: ma insomma, noi qui ci veniamo volentieri. Vorremmo avere un luogo dove poter interagire come persone all'interno di questo spazio. No? Quindi è proprio questo quello che diceva Enzo prima, cioè è proprio l'assenza dei corpi nell'organizzazione dello spazio pubblico, no? Dei corpi e dei diritti, perché poi ci sono i corpi, c'è la chiacchierata, va bene, ma poi ci sono i diritti, no? L'organizzazione dell'economia fondamentale, delle infrastrutture, che ripeto, sono lo zoccolo che rende i nostri diritti reali. I nostri diritti trasformati in benessere, quindi l'aspettativa di vita, i bambini a scuola, l'impossibilità di trasporto collettivo. Tutta questa dimensione è assente proprio dalla programmazione dell'organizzazione spaziale della sfera di vita.
Chi vuole intervenire? Se non interviene nessuno, faccio una domanda a Filippo. Intanto, diciamo, prima sottolineo il fascino, la valenza teorica, l'innovazione di pensiero contenuto nel riconoscere la natura come un protagonista, no? Come un protagonista senza voce. Questo è un'innovazione di grandissimo rilievo politico, sociale, culturale, eccetera. Ecco, tutto il pensiero occidentale si fonda su una rimozione colossale della natura. Io ho scritto molto su questo e non voglio citarmi, quindi sono molto sensibile a questa espressione. Soprattutto l'economia è una costruzione metafisica, interamente metafisica, perché l'economia è produzione di merci e di servizi attraverso risorse naturali, attraverso lo sfruttamento della natura, però diciamo, la natura non è calcolata se non in alcune diciamo, scuole come costo delle materie prime, ma la natura come complessità del vivente è naturalmente ignorato, però non voglio parlare di questo. Voglio fare la domanda, come ho promesso a Filippo, e cioè il caso italiano è veramente, alla luce delle cose che tu ci hai detto, è paradossale, perché l'Italia, lo ricordava pure in parte Enzo Scandurra, è per eccellenza la terra delle città e le città con le loro piazze sono state il centro della vita sociale e politica per secoli, anche nell'età contemporanea. Io ricordo, li ho presi qui dalla mia libreria una volta tanto sapevo dove si trovavano. Questi libri, il libro di Mario Isnenghi, L'Italia in piazza, i luoghi della vita pubblica dal 1948 ai giorni nostri. E poi I luoghi della memoria di Mario Isnenghi, sempre a cura di Mario Isnenghi, strutture ed eventi dell'Italia Unita. E qui si vede come, per esempio, la piazza è il luogo, la piazza fisica, la piazza costruita, la piazza anche adorna, la piazza pensata dagli architetti, no? Io in un mio lavoro ho scoperto che, per esempio, a Siena, la municipalità nel Medioevo imponeva ai cittadini che costruivano edifici intorno al patio la costruzione di bifore che dovevano essere particolarmente eleganti perché la città era pubblica e i cittadini dovevano godere della sua bellezza. E c'è anche uno statuto, questo l'ha tirato fuori Salvatore Settis, uno statuto medievale senese che è, diciamo, la versione volgare di precedenti statuti in latino in cui si diceva che la città doveva essere bella e accogliente per il forestiero, cioè quelli che noi oggi chiamiamo, diciamo, clandestini e cerchiamo di cacciarli quando arrivano, oppure li facciamo annegare nel Mediterraneo e così via. Allora, ricordo, e qui c'è qualche bolognese, vedo che c'è Renza Bertuzzi, che a Bologna negli anni 60-70 esistevano i comitati di quartiere, cioè c'erano organizzazioni collettive che gestivano gli spazi cittadini nelle loro articolazioni più minute, tanto che
molti sociologi, economisti, osservatori stranieri venivano a studiare il caso di Bologna, che era la città più, diciamo, più avanzata sotto il profilo civile del mondo, del mondo. Allora, adesso tutto questo è perduto. Lo so che è una domanda molto difficile, ma tu che idea hai in breve, diciamo, di questo tracollo? Naturalmente io ho qualche risposta, ma insomma, Del chiedo tracollo, a te. dici? E beh, insomma, le piazze sono vuote, no? Sì. Bologna non è più la città che è stata, c'è una mercificazione tremenda degli spazi pubblici. I cittadini attraversano lo spazio della città per andare da qualche parte, per tornare a casa. Là, anche per restare diciamo al nocciolo tematico che tu privilegi, quello dello spazio, le piazze un tempo erano i salotti dei cittadini, no? E adesso ci sono le automobili, sono diventati quasi tutti parcheggi. Io ho visto anche nella mia città natale, a Catanzaro, sparire lo struscio serale, che era una forma di vita comunitaria che noi a un certo punto snobbavamo come un fatto provinciale, ed era invece un fenomeno straordinario di socialità. Attraverso lo struscio serale, la passeggiata che per alcune ore si svolgeva nel corso principale della città, era una forma di riconoscimento reciproco, di scambio, di riconoscersi come comunità urbana. E invece tutto questo, anche le strusce è finita a Catanzaro. Sì, ma allora è ovviamente una domanda difficilissima, però io allora se devo cercare come nel libro provo a cercare alcuni segnali di speranza, diciamo, in queste direzioni, dove individuo? Allora, dal punto di vista dei territori, dei luoghi, guardo con interesse all'innovazione nei luoghi del margine, come già dicevo, cioè certamente anche in città, ma soprattutto fuori dalle città, cioè nelle aree interne, dalle cooperative di comunità, alle comunità energetiche, ai luoghi produttivi, a nuovi modelli di rapporto tra vita e lavoro, ma anche nuovi modi di partecipare alla vita politica, alla vita della polis, nelle aree interne, dove non sei solo una testa tra 100.000 o 1 milione o 500.000, ma sei, dati i piccoli numeri, puoi contare, no? Abbiamo visto nelle mie incursioni, lavori di ricerca nei luoghi marginalizzati, nelle aree interne, interessanti esperienze dove l'alterità, la voce dei senza voce, l'organizzazione spaziale della vita politica prende delle forme interessanti, soprattutto perché si radica in nuovi modelli produttivi, perché questo è il punto, cioè Gaia è senza voce. Ma l'agroecologia dà voce a Gaia. Gaia è senza voce, ma le comunità energetiche danno voce a Gaia. Cioè, no, io credo che proprio la cosa importante, dal mio punto di vista, è pensare, diciamo così, all'introduzione dei subalterni senza potere, dei senza voce, che vanno dalle classi senza potere, subalterni, fino a chi è ontologicamente non è in grado di parlare, come Gaia e la vita animale, i nuovi modi di produrre l'economia fondamentale. La comunità energetica fa questa cosa qui, l'agroecologia fa questa cosa qui, l'agroindustria no. Ecco. Quindi nuovi modi di costruire, produrre beni e servizi fondamentali che si strutturano proprio a partire dall'interazione con chi non ha voce. E queste cose le vedi bene, le vedi meglio, diciamo così, nelle aree interne. Per quanto riguarda quello che riguarda la città, più che guardare a appunto esperimenti, che alcune cose ci sono anche nelle città, è interessante guardare le nuove forme di connessione, quella che con Antonio De Rossi abbiamo chiamato metro montagna.
Perché ovviamente le città non scompariranno mai, a meno di una, diciamo, un crollo della civiltà occidentale, non è che le città scompaiono. Quello che sta succedendo di interessante è la formazione di nuove filiere, flussi, usiamo pure il termine flussi in questo caso, scambi, cioè biografie, modelli insediativi tra la città e il tra virgolette contado, tra la città e le aree interne, tra la città grande e le città medie. Cambiano i confini, no? Non cambia lo statuto, cambiano i confini. E da questo punto di vista il disegno a cui Enzo accennava prima delle città metropolitane è una iattura, cioè la legge Delrio è una iattura. Quella roba lì è veramente un pugno nell'occhio della struttura materiale del paese, della sua struttura morfologica, insediativa, urbanistica. È una violenza infinita, insomma. Veramente qualcosa che perché con l'abbaglio, no, della città dei flussi, dei luoghi che contano, no, della classe creativa, della concentrazione di capitali, no? Come se Milano fosse il paese. Però Milano non è il paese, Milano è Milano, insomma, il paese è un'altra cosa. Quindi guarderei a questo, guarderei a esperimenti di innovazione sociale radicale, dei modelli produttivi dell'economia fondamentale che vanno dalla casa, ai trasporti, all'energia, fino a modelli produttivi veri e propri. Ho visto che c'era Alessandra che aveva alzato la mano. Ciao Ale. Ciao Filippo, buonasera, grazie a Piero e grazie a Filippo per questa lezione. Sì, la mia domanda era inerente agli spazi, diciamo, le piazze vuote politiche, gli spazi politici, che è l'argomento che mi interessa di più in questo momento. Prendo ad esempio Torino, mai come in questo momento, ne parlavamo con la nostra collega Filippo, che anche tu conosci bene, Alessandra Agostino, c'è stato un fiorire, almeno a Torino, di movimenti, di coordinamenti cittadini. Ricordo il coordinamento antifascista universitario, il coordinamento Torino per Gaza. Ancora prima abbiamo avuto dei movimenti che si sono creati sull'onda di, non so, i teleriscaldati, hanno portato avanti delle istanze, no? Sociali, sindacati di base e così via. E abbiamo visto un 8 marzo popolatissimo, le piazze erano piene, le strade erano piene. A questo non corrisponde in questo momento un'autorità pubblica, se vogliamo usare i termini. Manca una rappresentanza di queste persone. Non siamo riusciti, tra l'altro, lo dico io e Filippo, Piero, altre persone che si trovavano nello spazio politico aperto di Unione Popolare, a raccogliere questi movimenti, no? I segnali che ci arrivavano, le proteste che sono arrivate da queste piazze piene, devo dire, che si sono riempite nell'ultimo anno. Abbiamo visto un 1° maggio con uno spezzone sociale che per la prima volta è riuscito ad arrivare alla piazza, no? Quando invece veniva fermato. Insomma, ci sono stati dei movimenti sociali, delle piazze piene e non vuote, ma queste sono rimaste senza rappresentanza, mi sembra, politica. Ecco, mi interessava questo, un tuo commento su questo, che mi sembra molto interessante anche per noi, no? Grazie. Certo. Sì, questo è il secondo capitolo del libro, no? Il venir meno degli spazi organizzati dell'intermediazione politica. Un'altra delle conseguenze del modello neoliberale è stata la disintermediazione, cioè la costruzione del consenso, diciamo così, diretto tra leader, popolo, attraverso i media, la comunicazione e appunto la mobilitazione politica, senza l'intermediazione o con un'intermediazione leggera, contingente, non strutturata e senza un rapporto forte né con gli interessi sociali dei gruppi né con i luoghi. Ok, questo è, diciamo, quello che ci è stato consegnato dal modello neoliberale. Perché siamo arrivati a questo e cosa si può fare per uscirne? Questa è la domanda. Allora, siamo arrivati a questo perché
i partiti con la crisi, diciamo, del modello fordista keynesiano si sono trovati senza e con le riforme neoliberali che hanno risposto a questa crisi peggiorando le condizioni di vita delle persone, si sono trovati come dei pesci senza l'acqua, cioè senza il consenso sociale. E allora, come pesci senza l'acqua, sono andati in un altro ambiente. Dove sono andati? Sono insediati, qui è la tesi di Ferraioli che mi aveva fatto vedere Piero in questo bellissimo articolo, che io riprendo nel libro, cioè i partiti sono diventati strutture di potere insediati dentro le maglie dello Stato per rispondere a interessi privati, non interessi sociali. I partiti cosa sono oggi? Sono quella roba lì, sono dei comitati d'affari insediati dentro la struttura pubblica, senza un legame con la società, nel senso degli interessi sociali, chiamali di classe, chiamali come vuoi. Per rispondere in modo privatistico, puntuale, a interessi dei gruppi che hanno voce. Quindi si è rotto, per riprendere il titolo del libro di Fabrizio Barca e di Piero Ignazi, il triangolo partiti, Stato, società civile. Non c'è selezione della classe politica, non c'è selezione della classe dirigente. Tutte quelle esperienze di cui parlavo prima e le esperienze di mobilitazione a cui hai accennato tu adesso non diventano offerta politica. Non entrano nelle istituzioni, come hai detto tu, ma perché non ci sono i partiti che le fanno entrare? Eh? Cioè, un partito degno di questo nome prenderebbe le esperienze migliori di cui stiamo parlando e le trasformerebbe in offerta politica, in rappresentanti del popolo. Questa roba si è rotta. E senza questa roba qui, la puoi fare, fai la mobilitazione, fai la protesta, fai la mobilitazione, la microcostruzione molecolare, che va bene, che ci deve essere, che è cruciale. Però se non ricostruisci quel filo, hai appunto le piazze che a volte si riempiono sulla base dell'indignazione e di altre cose, però le istituzioni che vanno in un'altra direzione, insomma, perché si è rotto questo filo. Allora, questa roba va ricostruita. Questa roba qui va ricostruita, insomma, in qualche modo. Il modo di farlo, appunto, non può essere un partito, diciamo, di massa novecentesco, perché è cambiato il mondo, però una forma organizzata, ecco, perché appunto è quello, no? Anche lì la sinistra si è dimenticata che uno dei tratti fondamentali della buona politica è l'organizzazione politica. Sono solo i principi, i valori, i programmi, l'organizzazione, quindi un serio disegno organizzativo che all'interno di uno spazio politico metta in rete queste esperienze, dia loro una forma anche decisionale unitaria, che quindi diventi riconoscibile da chi riempie le piazze, diventi una cosa riconosciuta. E dice, guarda, c'è quella roba lì, mi avvicino. Perché quello che sta succedendo ora è che le parti migliori di queste mobilitazioni stanno lontane dalla politica perché gli standard sono troppo bassi e perché i meccanismi decisionali puramente basati su logiche di potere, di presidio del proprio confine, non... perché devo perdere tempo? Quindi per mettersi veramente in gioco questi spazi devono redistribuire il potere di agenda, devono essere spazi porosi, dove tu entri e conti, non ti scontri con cordate, filiere, gruppetti. Devono essere spazi porosi, aperti, dove tu hai un incentivo a entrare, e l'incentivo a entrare ce l'hai perché lì la tua voce conta. Allora, se non si fa questa roba, se non si costruisce uno spazio politico con queste caratteristiche, questo tipo di mobilitazione di cui tu parli e che io vedo, appunto, nei luoghi del margine, rimarrà lì. Rimangono esperimenti di piccola scala, mobilitazioni fiammate, ma che sono prive, ecco, di una casa comune. Questa casa comune, se ci deve essere organizzata, porosa e aperta, e deve redistribuire il potere di decidere. Sostanzialmente questo. Chiudo con questa cosa qui. Perché questa cosa non si fa? Perché in un contesto in cui tu hai tutto da perdere, in cui è molto rischioso farlo, perché i livelli di consenso, diciamo, per andare in questa direzione comporta un grosso rischio. Tu preferisci stare attaccato a quello che hai, perché tutto quello che metti in gioco te lo vivi come un costo. È un rischio molto grande, quindi ci va coraggio politico, visione e coraggio politico. Cose che fino adesso abbiamo visto troppo poco. Paolo Ghislene mi pare avesse chiesto la parola. È Sì, così? grazie.
Grazie, io sono Paolo Ghisleni, Pronatura Torino. Intanto chiedo scusa se mi permetto di intervenire senza neanche aver sentito tutto quello che ha detto Filippo Barbera, perché mi sono collegato una ventina di minuti dopo le sei. Però sono alcune cose dette verso la fine dell'intervento di Filippo Barbera, su cui avevo una domanda. Ecco, questa attenzione massima che viene data a tutto ciò che è fuori dalla città, cioè alle comunità montane, per esempio, comunità montane, comunità intesa non nel senso istituzionale, ma proprio nel senso delle popolazioni di una certa zona di montagna. Mi pare che abbia anche qualche punto debole e pericoloso. Cioè, adesso io faccio una domanda brutale, ma non retorica, nel senso che mi sono posto il problema. Negli ultimi anni, insomma, abbiamo sentito molto parlare di una, non so più se quarta o quinta, rivoluzione industriale, quella basata sui microchip e altre cose per le quali sono necessarie delle risorse minerarie, degli elementi chimici diversi da quelli che hanno sostenuto le rivoluzioni industriali precedenti, cioè le terre rare, il cobalto, il titanio e così via. E questo ha portato anche ha portato ad avere notizie di alcune richieste di esplorazioni sul territorio italiano, in Liguria, ma anche in Piemonte, qui vicino a Torino, in Val di Lanzo. Adesso non so più per quali Val elementi. di Lanzo. Sì, Val di Lanzo, questi sì. Non mi ricordo più di quale elemento chimico si tratti, ma non importa. Allora, la domanda è questa: una comunità montana. Comunità, ripeto, non intesa come istituzione, ma come insieme di persone, insieme di abitanti. Quale capacità di resistenza può avere di fronte a una multinazionale che arriva e che ti dice: è lì quella montagna è piena di litio, di titanio, di cobalto o di quello che sia, e quindi lo sviluppo, sostenibile o meno, richiede che la demoliamo e che trasferiamo il suo cobalto nei microchip. Sì, La domanda è questa: sì, sì. quale capacità di resistenza può avere? E non parliamo delle piste di Bob. Certo, sì, allora, diciamo così, le aree del margine sono aree ricche di opportunità, nel senso che dicevo, ma sono anche aree fragili, deboli dal punto di vista politico, con una demografia rarefatta, senza una rappresentanza. Io insisto su questo punto, il disegno dei collegi elettorali. Il semplice disegno dei collegi elettorali si mangia il voto del 22-23% della popolazione italiana che non ha una rappresentanza, non riesce a esprimere un rappresentante. Cioè, il voto di tutta la montagna torinese pesa come Santa Rita. Quindi tanto spazio, ma nessun peso politico. Aver cancellato le comunità montane in senso istituzionale ha tolto anche quel minimo di potere di intermediazione che prima c'era. Ci sono dei luoghi che non esprimono la rappresentanza politica e quindi sono istituzionalmente deboli, sono preda, diciamo così, di estrattivismo e di pressioni di questo tipo. Quali sono gli strumenti che hanno per resistere? Il conflitto, come mostra il caso della Valle di Susa, che però è una valle particolare, molto urbana. Molto infrastrutturata, molto vicino alla città, è un pezzo di Torino, di fatto la Val Susa, fino alla media valle, è una valle poi con una topografia, diciamo, sicuramente non sono le aree interne della Basilicata, da questo punto di vista, dove invece l'offerta trova poca resistenza. Quindi, diciamo, i luoghi che hanno ancora una capacità comunitaria e di mobilitazione conflittuale di un certo tipo possono seguire quella strada e in alcuni casi lo fanno. Ci sono casi, non so,
Arborea in Sardegna ha tenuto fuori l'offerta della famiglia Moratti di farci passare le trivellazioni per il gas, ha detto, ma qui facciamo il latte, stai a casa tua, e lui il gas non l'ha fatto, ma qui per il petrolio non l'ha fatto passare. Quindi, ci sono casi di resistenza del territorio, però sono casi dove hai una comunità che o è coesa o è forte o è conflittuale. Se questo manca, è un po' quello che dicevo prima, cioè bisogna creare, secondo me, dei legami con attori più forti della città, cioè bisogna ragionare sulla costruzione di reti. Quindi tu hai un luogo debole fuori dalla città, ma dentro la città invece hai degli attori forti che riescono, devi creare delle connessioni, devi creare delle alleanze. La montagna e le aree interne da sole non ce la fanno. Questo ha ragione Paolo, cioè da sole non ce la fanno, è inutile pensare che ce la fa qualche caso e qui là, ma c'è delle parti, ma nel loro insieme non hanno il potere di resistere. Quindi, aree interne, per esempio, la strategia nazionale interna aveva costruito la comunità dei sindaci delle aree interne. Questa è una cosa, perché una cosa è un'area interna, una cosa è il 22% della popolazione a livello nazionale che parla con una sola voce, ne parla dentro ANCI, ne parla in Parlamento, i sindaci delle aree interne, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, al Trentino, all'Emilia Romagna, che a prescindere dal colore politico, no, pongono il problema dell'internità come problema pubblico. Questa è una via. L'altra è la creazione di legami tra gli attori forti e, diciamo così, non estrattivi delle città e i territori interni e del margine. Questo si può fare, noi l'abbiamo fatto qualche volta, siamo riusciti a cementare queste alleanze. Quindi alleanze, diciamo così, a medio raggio. Perché da soli hai ragione, da soli in media non ce la si fa. Ci sarà qualcuno che riesce, ma in media ti fanno offerte che non puoi rifiutare, come si diceva nei film. Però queste due vie sono possibili. Ah, vedo Valentina Tedesco che ha alzato la mano. Però non la sento e non la vedo. Valentina? Sì, Eccola eccomi. qua, sì, ciao. Non so se mi sentite, Sì. spero di Senti, non sentiamo. andare. Ok, io sono di Milano e spero di non andare fuori tema, però volevo chiedere un parere a Filippo rispetto alla resistenza che bisognerebbe mettere oggi in campo. In particolare sullo spazio scuola che ad oggi è sotto attacco e sugli spazi sociali che almeno a Milano stanno subendo diversi sfratti. Quindi volevo un suo parere perché comunque sia sono spazi dove tendenzialmente dovrebbe essere concesso. Diciamo l'elaborazione del pensiero critico e quindi non so se ha una risposta in Sì. merito e se c'è qualche via per poter entrare in soccorso di questi. Grazie. Prego, figurati. Ma allora, sulle scuole, nel terzo capitolo, provo, c'è un po' della letteratura interessante, tra l'altro di colleghi milanesi, Paolo Pileri e altri, che hanno ragionato proprio sullo spazio pubblico circostante le scuole, il cortile, le strade, no? Cioè la scuola come presidio dello spazio pubblico, che però richiede un'innovazione nel modo di essere utilizzata. Questo è anche una cosa che vorrei provare a dire, diciamo, in modo anche un po' provocatorio, comunque lo pongo come problema. Diciamo così, è importante uscire da una posizione un po' di retroguardia, cioè se tu vuoi fare in modo che una scuola diventi, assuma queste funzioni pubbliche di presidio dello spazio, devi un po'. Anche lì devi prenderti qualche rischio in termini occupazionale, sindacale. Cioè, non facciamo solo battaglie di retroguardia, ma proviamo insieme a costruire, certo, non facendoci prendere in giro, ecco, se possibile, ma stando al gioco. Quindi le scuole sì, le scuole assolutamente, ma con le scuole come le biblioteche.
Ci sono, no, testi molto noti, c'è Stella Agnoli, no, che ha scritto Le piazze del sapere. Le biblioteche multifunzionali, come presidi civici, in luoghi che sono altrimenti desertificati, presidi civici porosi, aperti, ma in modo multifunzionale, perché se tu sei una mamma con due figli o con un figlio, la biblioteca con i libri non te ne fai nulla, perché se non, se devi guardare tuo figlio, hai dei doveri di cura. Ecco, no? Luoghi multifunzionali aperti che abilitano i diritti delle persone, diffusi, sparsi, un grande investimento pubblico, ma anche privato, perché no? No? Che abiliti questi spazi, dalle scuole alle biblioteche, questa roba è cruciale. Sulla casa lì il tema è ancora più complesso perché ovviamente c'è l'assenza di un piano casa che è direttamente al cielo, però soprattutto, capite, c'è l'assenza della... Come dire, c'è una mancata politicizzazione del tema. Cioè, questa è la cosa che la casa, come pezzo importantissimo delle spese per l'economia fondamentale, l'ultimo decile delle classi di reddito spende l'80% del proprio reddito nei quattro beni di base: casa, trasporti, cibo e utilities. L'80% di proprio guadagno va per la riproduzione sociale, sostanzialmente, l'ultimo decile del reddito. No? Il primo ne spende il 40%. Cioè, i più ricchi spendono il 40% per i loro beni fondamentali, i più poveri ne spendono l'80%. Grossa parte di questo 80% è dato dal costo dell'affitto, del mutuo, insomma, i costi legati alla casa, che sono anche, diciamo, vari e complessi, perché poi c'è i costi accessori. Ecco, la politicizzare questo tema sarebbe appunto una mossa politica cruciale, perché so che lì, appunto, lì hai poi chi sta a Roma lo sa bene, ma anche chi sta a Milano, hai degli interessi vestiti fortissimi di cui la politica è schiava. Torniamo al tema precedente, cioè se manca selezione della classe dirigente, autonomia della politica, capacità della politica di rappresentare gli interessi sociali, e invece hai comitati d'affari insediati nelle maglie dello Stato che rispondono all'edilizia, il problema non lo risolvi. Perché guardate che io sono veramente convinto che grandissima parte del problema sia lì. È questa cosa qui che si è rotta una cosa cruciale. Se quella roba lì non l'aggiusti, non aggiusti il resto. Posso dire solo una cosa, se non c'è nessuno, un messaggio di non speranza, voglio dire, un messaggio di non speranza. Un esempio, i grattacieli ballerini di Frank Gehry, non mi ricordo in quale città spagnola, insomma, hanno moltiplicato l'afflusso turistico in modo incredibile, cioè un'opera architettonica, insomma. Questo vale per tutte le altre, per moltissime altre città. A Roma c'è un progetto di una foresta romana, si chiama Forema, c'erano cinque grattacieli con un po' di alberetti, e voglio dire, questa diventerebbe una foresta, insomma, una concezione un po' strana di foresta. Ecco, la città è un brand, ormai è diventato, voglio dire, una merce, insomma. Questo vale dappertutto, insomma. Dico la cosa paradossale, quello strano personaggio che fa il sindaco a Terni, che ha detto che si è dimesso, poi ha detto io voglio rivoltare questa città come un calzino. Terni, che è la città dell'architetto Ridolfi, ci sono delle cose bellissime. Voglio che questa città diventi come Dubai, ha detto, Dubai. Voglio dire, adesso uno fa sorridere, ma non so quante persone invece non sorridono e piuttosto applaudono a questa concezione della città come merce. Cioè, questo è difficile da straticare, ecco, scusate, tutto qui. Certo, sì, no, ma allora dico solo questo, poi lasciamo così, chiudiamo. Dal punto di vista, No, Filippo, diciamo. io scusa, voglio dire qualcosa, Sì, vai, Piero, vai. non per smentire Enzo, su cui Vorrei naturalmente sono intervenire. d'accordo, ma per dire qualche cosa invece dobbiamo lasciare un messaggio di speranza che non è, voglio dire, un esercizio retorico, perché noi siamo impegnati a trasformare lo stato delle cose presenti.
e quindi senza questa aspirazione ci fermiamo, non studiamo, non abbandoniamo, diciamo, ogni tentativo. Allora, Filippo ha già indicato, diciamo, ha fornito tante proposte, modalità operative, direzione, eccetera. Io, riprendendo, naturalmente non c'è tempo, non voglio rubare altro tempo a chi ci ascolta, riprendendo le cose, diciamo, che giustamente diceva Alessandra De Rossi, il fermento c'è la mobilitazione, eccetera. E Filippo confermava, diciamo, spiegando la mancata, come dire, cristallizzazione, la mancata, no, durata di queste espressioni nella mancanza di forze politiche, eccetera. Allora, io direi che ci sono degli obiettivi politici che noi potremmo perseguire. Piero, sei mutato, Piero. Ah, ecco, uno di questi obiettivi è la riforma della legge elettorale. Cioè, ripristinare il proporzionale significa ridare fiducia ai cittadini nella rappresentanza parlamentare, significa riqualificare il Parlamento. È una delle leve per cui bisognerebbe lottare, bisognerebbe muoversi. Finisco qui e do la parola a Filippo per chiudere. Posso fare una domanda? Una C'è una domanda ancora, sì, certo. velocissima, non so neanche se è pertinente, me lo dirà il professor Barbera. Barbera, senta professore, sono da Verona e sono un ex dirigente pubblico. Volevo chiederle in particolare questo, tutto questo argomento che lei ha trattato oggi, che connessione ha o può avere, o può darsi pure che non l'abbia per niente, col discorso dell'autonomia differenziata? Cioè, quanto questo progetto per me insano può a un certo punto ulteriormente peggiorare la situazione, perché si creerà una ulteriore frammentazione e un minore potere, diciamo, di, chiamiamolo pure, di indirizzo dello Stato su tutte queste, dello Stato centrale, diciamo, su tutte queste cose. Ha fatto lei qualche riflessione su questo? Grazie. Ma poco, diciamo, non credo di poter dire delle cose dirimenti, però provo lo stesso. Allora, autonomia differenziata va letta insieme a questa cosa orribile del premierato. Democrazia decidente, completo esautoramento del Parlamento, completo spiazzamento della figura di garanzia del Presidente della Repubblica. Legame diretto, di nuovo vedete, neoliberalismo, cancellazione dell'intermediazione politica ulteriore, popolo, appunto, premier, insieme al questo è l'autonomia differenziata è il complemento, cioè di nuovo, acuizione delle disuguaglianze spaziali, perché l'autonomia differenziata fa quello, certifica e aumenta le disuguaglianze tra territori, segue e dà più voce a chi ha già voce, quindi viene meno qualsiasi disegno, diciamo così, di integrazione, di solidarietà fiscale e sanitaria tra luoghi più deboli e luoghi più forti, cioè è proprio il contrario, diciamo, della coesione territoriale, l'autonomia differenziata. Quindi sì, va assolutamente nella direzione di rafforzare le tendenze nefaste dell'organizzazione sociale e spaziale del modello neoliberale. È neoliberalismo in purezza. Bene, Filippo, allora finiamo qui. Sì, Grazie per grazie a questa voi, magnifica davvero. serata che hai reso possibile con i tuoi studi, con la tua lezione, e ci risentiremo per altre questioni. Un Certo, saluto. non mancheremo. Grazie a tutti Sì, e buon appetito a tutti e a tutte. Ciao. prossima. Ciao, 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 Irene. grazie. Ciao Piero, ciao a tutti. Ciao, ciao Enzo. Oh, Ciao, ciao, grazie. ciao. Grazie a voi. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao a voi, grazie.